al territorio, agli enti, alle istituzioni. E salve, cari utenti, al nostro prossimo 16 maggio, prossimo che potrebbe essere in diretta, in molti casi dalla federazione Motoclabile. Quindi Enduro, territorio, una regola chiara che tutti i diritti di genere, ma il minimo, presso il giorno, perché ci sono i costi. Noi abbiamo del valore aggiunto che lo dobbiamo portare sul territorio a utilizzo di tutti i cittadini, a utilizzo siamo di tutti top. Quelli che vivono nella nostra realtà, e quindi il connubio con le istituzioni è indispensabile, perché il connubio, la regolamentazione, diciamo così, l'identità di vedute fra noi fruitori e le istituzioni che hanno cura del territorio deve essere prioritario per chi si Federazione Motociclistica Italiana, perché io sono pienamente convinto 16 maggio, che noi tutti siamo riunione, motociclisti in fondo, e i motociclisti veri della FMI sono quelli che hanno un cuore, un'anima e hanno tutti anche il motoclub. Questo è il momento di sentire le istituzioni, di collaborare con loro per dimostrare loro che abbiamo questo rispetto insito noi, perché siamo degli sportivi fino in fondo. Io non mi dilungo più di tanto, perché è molto interessante la serata con le persone che vedete seduto al mio fianco. Per primo do la parola all'amico Pedrazzini, che fa parte della giunta CONI della Regione Lombardia, che ci ospita in questa struttura e che ci sopporta, sopporta Pedrazzini. Qua ci sono tutti i presidenti del Motoclub Lombardi, Motoclub Bollate, sì, grande Francesco, vai, mitico presidente. Scusate, i motociclisti sono solo, ne vedo poche, vedo tutti uomini, comunque scherzi a parte. Un saluto da parte del nostro presidente Oreste Perri, il quale è felicissimo di vedervi da un punto di vista, è chiaro che non vi può vedere perché è dall'altra parte, ma da un punto di vista così di grossa visione, perché è un uomo che è vicino a tutte le federazioni, vuole che le federazioni siano tutte unite e che sia un CONI di federazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo essere molto più vicini. Noi ultimamente abbiamo avuto dei grossi problemi proprio perché c'era troppo distacco, ognuno pensava per sé. Invece piano piano il nostro presidente sta piano piano toccando tutte le federazioni e vuole arrivare a creare veramente un grosso blocco. Io vedo qui sul palco, chiamiamolo palco perché non è proprio un palco, il Corpo Forestale, che mi fa molto piacere vederlo per un motivo, perché sono un uomo anch'io di federazione, vengo dalla Fisi e il Corpo Forestale per me è sempre un grosso vantaggio. Ha in mano un sacco di nostri atleti e sono benissimo che state facendo un vostro lavoro. Peccato che, non so, alla fine dell'anno, come tutti sappiamo, succederà qualche cosa. Mi auguro che si prosegua lo stesso. Io vorrei non perdere altro, voglio darvi a voi parola, quindi chi è che deve prendere la parola? Prende la parola. Presidente, quindi grazie a tutti. Presidente, prende la parola, noi attacchiamo la batteria. Attacchiamo la batteria aggiuntiva. Attacca sulla batteria. Innanzitutto un cordiale saluto a tutti, e vorrei anche ricordare che in sala, comunque sotto traccia, sono presenti anche dei rappresentanti del CAI. E questo oggettivamente mi fa molto piacere. E con questa serata si apre una serie di incontri legati alla circolazione e al mondo del fuoristrada. È una serie di incontri che proseguiremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi in altre regioni, soprattutto in quelle che hanno evidentemente il problema della circolazione fuoristrada molto sentito. Il tema mi pare non abbia bisogno di presentazioni, ma
una riflessione certamente importante. In due territorio una regola chiara che tutela il diritto ma che è anche un dovere. Noi tutti credo siamo convinti che può esistere una condivisione del territorio. È ovvio peraltro che problemi e problematiche ne vengono fuori ogni giorno e di questo purtroppo dobbiamo farcene una ragione. Però ognuno deve essere consapevole, io sono sicuro che quelli che sono qui in sala ne siano altrettanto consapevoli, che con l'educazione, con il rispetto, la nostra pratica sportiva possa continuamente e sicuramente andare avanti con tutta serenità. Però ci vuole rispetto, educazione e ovviamente rispetto soprattutto degli altri fruitori del territorio. Perché anche noi non possiamo esimerci dal fare un esame di coscienza. Il nostro problema, lo sapete tutti, lo sappiamo tutti, non sono le manifestazioni sportive, non lo sono per noi così come non lo sono per gli amici del Corpo Forestale dello Stato, ormai non lo sono più. Il problema è quello che succede il giorno prima o la settimana dopo e qui purtroppo facciamo molta fatica. Il protocollo d'intesa che abbiamo sottoscritto col Corpo Forestale dello Stato a suo tempo ha avuto e ha un preciso scopo, quello di mettere tutti voi in condizione di essere dalla parte delle ragioni, perché è questo il motivo vero, metterci in condizione di essere dalla parte delle ragioni. Il Corpo Forestale è qui rappresentato con quelli che sono stati e sono tuttora i nostri interlocutori giornalieri con i quali abbiamo avviato il rapporto, con i quali li stiamo portando avanti, che ci hanno molto aiutato e credetemi, io so che anche al loro interno hanno avuto magari dei problemi da superare, che li abbiamo volontariamente creato, però li hanno voluti superare con grande impegno e con grande costanza e quindi li voglio personalmente ringraziare a nome mio, di tutta la delegazione e penso anche di tutti voi. Così come voglio ringraziare, anche se non è presente, il capo del corpo, perché comunque il capo del corpo so che ha, loro lo chiamano capo del corpo, non è il comandante, però so che ha seguito anche nei momenti di difficoltà, ha sempre visto questo rapporto in modo positivo e quindi non ha mai chiuso, avrebbe potuto farlo in alcuni momenti, non ha mai chiuso la porta a noi, alle nostre problematiche. Noi non ci siamo fermati evidentemente al protocollo col Corpo Forestale dello Stato nell'ambito delle problematiche del forestale. Abbiamo affrontato e stiamo affrontando l'annoso problema del targhino, anzi della targa sostitutiva, ormai penso che tutti lo sappiano, c'è un emendamento passato alla Camera, passato al Senato, deve andare in aula al Senato, dovrà tornare alla Camera, ma comunque ne verremo fuori. I tempi purtroppo non dipendono da noi, ma dipendono dai tempi della politica. Stiamo cercando anche una soluzione alternativa che non voglio anticipare perché potrebbe essere una soluzione sperimentale che potrebbe risolvere il problema in questo lasso di tempo, però non avendolo ancora in tasca non voglio dire di più. Abbiamo creato anche sempre nell'ambito invece del motocross, comunque bene o male legato al fuoristrada, anche una commissione che vuole occuparsi della sicurezza dei tracciati del motocross, perché anche lì ci sono problemi. Ovviamente i mezzi moderni hanno delle prestazioni molto diverse dai mezzi di una volta, i piloti, i team chiedono dei fondi del terreno diversi e quindi anche lì c'è un problema da approfondire con tutti coloro che si occupano di questo settore, dai piloti ai tecnici ai team manager stessi. Abbiamo creato invece all'inizio la Commissione Normativa Forestale, che io giudico un po' un centro studi che cerca di seguire e coordinare tutte le problematiche della legislazione in tutte le varie regioni. Da ultimo abbiamo avviato il protocollo, il Dipartimento per le Politiche Istituzionali, che segue espressamente, diciamo, non voglio dire a tempo pieno, ma comunque con l'80% del suo tempo, proprio le problematiche del fuoristrada. E poi evidentemente continuano le autorità con tutti i vari ministeri, dalle infrastrutture al MIUR, con l'educazione stradale, fino al Ministero degli Interni. Non vado in là perché dopo di me ci sarà chi si dettaglierà meglio tutti questi vari punti e soprattutto sono certo che gli interventi che faranno i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato evidentemente
posso immaginare il contenuto, anche perché ho già assistito a, a interventi di questo tipo, sicuramente vi chiarirà molto bene quello che vuole per loro essere il rapporto nei nostri confronti. Mi dicono anche, e chiudo, che sia in sala un rappresentante della Federazione Motociclistica Cilena, il signor Barbosa, se ho capito bene, e quindi anche questo è un segno di riconoscimento della nostra attività, e lui è qui per capire quelle che sono le nostre problematiche e per capire anche come le stiamo affrontando. Nient'altro, Vito, avanti tu. Buona serata a tutti. Buonasera, benvenuti, siete veramente tanti e questo mi fa veramente piacere. Benvenuti quindi a questo primo incontro che segna un'importante tappa di un tour italiano che porterà ad incontrare gli organizzatori, i praticanti del fuoristrada motorizzato in varie regioni, in molte regioni d'Italia. Parto subito con una premessa: è chiaro e scontato che quando si parla di fuoristrada non si intende fuori dalla sede stradale asfaltata, ma di pratica sportiva legittimata da una federazione che opera sotto l'egida del CONI, da effettuarsi fuori dai divieti, fuori dai divieti nelle strade a fondo naturale o rete sentieristica possibili, ovviamente nel pieno rispetto delle regole, nel pieno rispetto dei territori e nel pieno rispetto della convivenza. Questo è quello che si intende come federazione motociclistica per la pratica del fuoristrada. Quando si pratica di fuoristrada, quando si parla di fuoristrada, ho la sensazione invece che si inneschi un meccanismo a livello psicologico nell'opinione pubblica, o meglio in parte di essa, che automaticamente diventa scintilla di guerra, di contestazione, di contrapposizione, a prescindere. Mi sembra di vivere le battaglie tra Guelfi e Ghibellini, quando queste due fazioni politiche combattevano per aggiudicarsi la successione al trono. Ebbene no, nulla di tutto questo. Noi siamo solo motociclisti, non abbiamo nulla a che vedere con il potere, con la politica e con i troni. Vogliamo semplicemente essere riconosciuti come degli sportivi che hanno e devono avere il diritto alla loro pratica sportiva. Credo che la FMI abbia abbondantemente dimostrato quali sono i suoi principi che riassumono con molto entusiasmo: combattere l'illegalità, difendere la pratica sportiva, creare il dialogo con i territori e le amministrazioni locali, difendere la cultura del rispetto, responsabilizzare gli appassionati sul corretto uso del territorio, diffondere il concetto di legalità, praticare la disciplina nel pieno concetto di fair play, adottare il concetto di welfare e di attività sociali all'interno dei nostri club. Questi sono gli obiettivi della nostra federazione, perché la nostra federazione ha grandi responsabilità e li ha, perché FMI significa 105 anni di storia, e le ha perché prima di tutto c'è la passione, e lo testimoniano i 120.000 tesserati, i 2.000 motoclub, i 25.000 licenziati, le 1.000 competizioni organizzate in Italia tutti gli anni, gli oltre 200 titoli mondiali vinti. Perché questo si chiama dignità sportiva. Ma FMI non è soltanto mondo sportivo, del quale ne andiamo chiaramente fieri, è anche mondo produttivo, perché in Italia ci sono 8.500.000 motoveicoli immatricolati che compongono il 27% del parco circolante europeo, più di un quarto del parco circolante europeo gira in Italia. Perché la nostra industria occupa 18.000 persone che, aggiungendo l'indotto, arrivano a 55.000 addetti. Perché la nostra industria produce un PIL, un prodotto interno lordo, di quasi 7 miliardi di fatturato, dei quali il 70% è destinato al mercato estero.
perché il settore crea un gettito pari a 3 miliardi e 600 milioni all'anno e negli ultimi 20 anni ha dato allo Stato italiano 16 miliardi di gettito erariale, mantenendo la bilancia di pagamenti sempre in attivo. L'Italia è al terzo posto mondiale, dopo la Cina e dopo il Giappone, nella bilancia commerciale dei pagamenti per quanto riguarda il settore delle due ruote. Questi numeri, questi numeri sono numeri molto importanti, ma c'è stata una moltitudine di aziende artigiane che si sono succedute una dopo l'altra dal Novecento ai giorni nostri. E ne cito solo qualcuna giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di Piaggio, di Ducati, di Aprilia, di Cativa, di MV Augusta, di Gucci, di Beta. Queste aziende hanno dato lustro all'Italia che lavora e sono una parte del made in Italy motociclistico che ha invaso il mondo grazie alla creatività e all'ingegneria italiana, perché il suo registro storico ha superato le 200.000 moto iscritte, perché si è qualificata nel tempo come ente impegnato nella diffusione della sicurezza stradale e perché FBA non è solo una federazione sportiva, ma oggi è anche socialità, è tessuto sociale. Vi ricordate quel famoso 10 ottobre 2011 a Castiglione Fiorentino? Sicuramente gli enduristi sì. Ebbene, proprio per effetto di quel giorno si è sviluppato un mega progetto che ha aperto le strade delle istituzioni e dei rapporti istituzionali. Ma cosa ha prodotto questi fantomatici rapporti istituzionali? La targa, lo ha appena detto il Presidente, l'emendamento presentato, meglio conosciuto come Tarvino, è passato sia alla Camera che al Senato. Ora non è più un problema degli FMI se è con il fiato sul collo ai politici. No, è un problema del governo che deve finanziare il nuovo codice della strada per poterlo far diventare legge. Questo è il problema vero, per cui tutti questi passaggi sono stati fatti. Sono stati aperti rapporti con 8 ministeri naturalmente interessanti al nostro mondo. Abbiamo costruito rapporti più o meno continuativi con 25-30 parlamentari fra Camera e Senato ed è stato costituito il Dipartimento delle Politiche Istituzionali, Sociali e di Protezione Civile. È stato fatto il protocollo d'intesa con il Corpo Forestale. È stato siglato lo scorso anno un protocollo d'intesa per la costituzione del corpo dei motociclisti che si impegneranno in protezione civile, insieme con il Corpo Forestale, insieme con le Misericordie. Oggi, a distanza di un anno, siamo pronti a far partire il progetto sperimentale in Toscana, la data prevista, il mese di giugno. Quindi stiamo parlando di fra qualche giorno. Stiamo trattando in questi giorni con il Ministero dell'Interno, con il Corpo dei Vigili del Fuoco, con la Polizia di Stato, per la formazione degli ausiliari del traffico, naturalmente motociclisti, per attività sportive. Giusto un esempio, gli apripista dei ciclisti, scorte tecniche, avvistamento fumi, eccetera. Non per ultimo gli IGAST, gli istruttori di guida per attività sportiva territoriale. Sono stati formati quasi 300 uomini da nord a sud con uno scopo ben preciso, fare attività sportiva e per certi versi turistica nel pieno rispetto delle regole, nel rispetto dei territori, nel rispetto della convivenza. Insomma, in due parole, attività di educazione e di informazione. Sono stati aperti importanti tavoli di confronto con enti e associazioni ambientaliste con lo scopo di dialogare e di cercare possibili convivenze e questa sera ne abbiamo l'esempio. Ci stiamo confrontando con il Ministero delle Infrastrutture per l'applicazione della famosa terza fascia del guardrail, meglio conosciuta salva motociclisti. La revisione degli articoli 2 e 3 del codice, come sapete tutti quanti, l'anno scorso c'è stata una riunione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dove hanno incontrato l'allora sottosegretario del Rio, 18 associazioni ambientaliste, e hanno chiesto di
annullare, di abolire, di vietare tutta la rete sentieristica in Italia ai motorizzati. È chiaro che ci siamo nettamente opposti. Eravamo lì, pronti a difendere il diritto alla pratica sportiva. Manifestazioni e gare organizzate dalla FMI è un altro aspetto fondamentale che evidenzia la potenziale attività del fuoristrada che riguarda l'organizzazione degli eventi sportivi. Producono sul territorio queste manifestazioni qualcosa tipo 250 mila euro per ogni gara, che se andiamo a sommare a tutte le attività regionali arriviamo a un fatturato pari a 15 milioni di euro di esclusiva destinazione al territorio. Considerate che le nostre gare vengono fatte in comuni che vanno dai 3 ai 6 mila abitanti, per cui credo che l'apporto senza chiedere nulla in cambio sia un apporto molto importante. Mi avvio alla conclusione evidenziando quanti 4 punti da discutere che diventino elementi di valutazione. Mi rivolgo alla politica. Chiediamo di essere presi in considerazione, di legiferare con cognizione di causa, magari coinvolgendoci, se non altro per avere un quadro generale su cui valutare la costruzione di una disposizione di legge, qualunque essa sia naturalmente dove siamo parte in causa. Chiediamo a quella politica che non fa solo la conta di voti di avere e mantenere un atteggiamento super partes, considerando gli interessi dei territori, delle comunità, degli interessi produttivi e della collettività, considerando la serietà e la professionalità di gestione dei nostri motoclub, sia nell'organizzazione degli eventi, sia nella risistemazione e il ripristino dei territori utilizzati. Ed infine chiediamo leggi chiare, semplici, che ci permettano di capire, ripeto, capire se stiamo nel giusto, se ci troviamo nel posto sbagliato, creando delle mappe di facile lettura e non che sia, come purtroppo spesso accade, interpretazione di guardie ambientali volontarie improvvisate. La politica non può e non deve esimersi dall'assumersi le sue responsabilità. Rispetto ambientale, rispetto al territorio, rispetto alla convivenza, non significa bandire i motociclisti, significa creare una seria e sana politica territoriale. Per questo e su questi principi, come federazione, vigileremo negli ambiti istituzionali, affinché nelle commissioni parlamentari si discutano gli argomenti che possano interessare direttamente o indirettamente le nostre problematiche. E da tal proposito la Federazione farà di tutto affinché ci sia la possibilità di essere auditi per portare le nostre problematiche, le nostre necessità e le nostre istanze sui tavoli di lavoro parlamentare. Un invito a voi, Motoclub, a coltivare un territorio per territorio, il rapporto con i vostri parlamentari, con i vostri politici che ci possano aiutare in questo. Mi rivolgo anche alle associazioni ambientaliste e mi fa molto piacere che ci sia una rappresentanza del CAI. Chiediamo semplicemente una cosa, di dialogare, di non essere integralisti ma di dialogare, che non significa essere possibilisti ma razionalisti. Il proibizionismo non porta da nessuna parte, anzi la storia ci insegna, America 1917, il proibizionismo non ha risolto il problema dell'alcolismo, anzi lo ha sviluppato ed ha creato illegalità. Al Corpo Forestale dello Stato chiedo la continuità al protocollo d'intesa, chiedo l'informazione continua e costante a tutte le stazioni del Corpo Forestale sulle evoluzioni del nostro rapporto. Chiedo apertura da parte dei comandi di stazione ai nostri club per la consulenza e collaborazione nell'organizzazione delle singole manifestazioni. Certamente pugno di ferro contro i furbi, o meglio contro l'illegalità, evitando però l'eccesso di zelo.
per non creare provocazioni, ma dare il più possibile lo spazio all'educazione, all'informazione e dal giusto equilibrio per una sana convivenza nell'utilizzo del territorio. Ed infine mi rivolgo a voi, appassionati, praticanti ed organizzatori, il rispetto delle regole, l'essere dalla parte della ragione ed applicare le semplici norme del fair play ci danno la possibilità di praticare il nostro sport, con quello che prima ho chiamato dignità sportiva. Difendiamo noi per primi, rispettosi delle regole, dell'ambiente e del territorio, difendiamo quest'ultimo dagli illegali, diventiamo difensori della nostra passione. Solo così conquistiamo la fiducia e la credibilità. A questo punto concludo, mi sembra evidente che alla domanda del tema può esistere una convivenza o una condivisione del territorio? La mia risposta è chiaramente sì. Devo essere sincero, guadagni filosofici ottenuti. Buonasera. Zero. Comunque. Mi chiamo Claudio D'Amico, sono comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Arezzo. Provincia di Arezzo, c'è Castiglione Fiorentino. Chi mi accompagna con me è responsabile, diciamo, di quello che avvenne in quell'ottobre 2011. Siamo persone del territorio, siamo operativi, chi con gli scarponi, chi attraverso ordini di servizio per disporre che il personale vada a fare certe cose. L'enunciato della serata è diritto all'esercizio della pratica sportiva. E su questo nessuno eccepisce. Pratica sportiva, sport è la vita dell'uomo, la necessità, è la prima forma di educazione che ogni genitore, ogni persona cerca di trasmettere a chi è caro, a chi comincia a fare sport da subito e si continua finché si può. Sport fermava le guerre, prima Olimpiadi fermava le guerre. Sport è il bene, quindi altro che se ci deve essere un diritto a poter esercitare. Anche lo sport che impatta, come il fuoristrada. Non è solo sport impattante, certe forme di automobilismo, i rally, hanno tematiche simili, ma anche la bicicletta, il mountain bike, l'equitazione di campagna. Tutti quegli sport che hanno, diciamo, un'estensione, una proiezione nel territorio, possono essere impattanti nel momento in cui il numero delle persone che lo esercitano, diciamo, cresce, si muove, calpesta, incide il territorio. Mi era suggerito, non so se le rubo una battuta, collega del territorio, una riflessione che faceva il nostro funzionario della Lombardia. Ah, signor, signor. Noi capita appunto di sanzionare chi raccoglie del muschio in violazione alle leggi di tutela della natura che esistono in tutta Italia. Ora, voi pensate appunto che effetto possono avere il passaggio, una qualunque gara di enduro, 250 iscritti, 3-4 giri di percorso, vuol dire passare 750-1000 volte sulla stessa zolla di terra. Capite che l'impatto è inevitabile.
qual è la via d'uscita? Dal momento che la pratica è consentita, quindi non si sta parlando di forzare, di inventarsi una... è un'attività che si può fare. Allora, l'attività si può fare, ha questi effetti inevitabili, la via di mezzo, la soluzione è andiamo a farla dove si può minimizzare l'effetto rispetto a quegli ambiti naturali che manifestano, diciamo, dei valori più elevati. Non andiamo a sciupare dove la natura ancora è abbastanza conservata. Torniamo a diritto all'esercizio in una pratica sportiva. È ovvio che una persona che si iscrive a una gara, tesserato di un motoclub, si iscrive al campionato, fa la gara, si iscrive, va lì, parte, arriva, si piazza come si deve piazzare. Non è pensabile che chi si iscrive a una gara rischi di commettere inconsapevolmente un'irregolarità perché qualcuno l'ha mandato in un posto dove non doveva andare. Questo è assurdo. Ma questa era la realtà di qualche anno fa. Noi a Castellio Fiorentino questo abbiamo rilevato, a parte quattro stupidi che andavano irregolarmente. Ma il nocciolo della questione era quello, che quella gara era irregolare e su quell'itinerario, con quell'autorizzazione rilasciata dall'ente preposto, non si sarebbe potuta fare. Ed era assurdo che un corpo di polizia fosse mandato dal questore a garantire il regolare svolgimento di una manifestazione irregolare. Cioè, questa era l'assurdità che è saltata fuori a Castiglione Fiorentino. Noi ci siamo accorti di questo. Ne sono seguite denunce, non tanto per gli organizzatori, ma per chi aveva organizzato la cosa malamente. Qual è stata la risposta della federazione? Che è un'istituzione, quindi non stiamo ragionando, i numeri lo dimostrano, è una federazione del CONI, 120.000 iscritti, 2.000 motoclub, cioè questo è lo sport, chi vi rappresenta, chi vi garantisce, non ha reagito andando a chiedere ai nostri superiori, al nostro capo, al ministro addirittura, ma questi qui di Arezzo me li mandate a fare qualcos'altro, insomma ci sono 100 cose, gli incendi, i rifiuti, ma perché devono venire qui a disturbarci a una gara di campionato? Non hanno reagito così e hanno dimostrato una saggezza, un'intelligenza che è stata apprezzata, è stata considerata dal nostro vertice politico e amministrativo. I vertici ci hanno chiesto aiutarci a capire dove stiamo sbagliando, perché non è possibile continuare a mettere a rischio un ragazzo che si iscrive a una gara che vada magari a ritrovarsi con un verbale addosso o peggio, o gli stessi organizzatori che possono correre questi rischi. Il capo del corpo ha fatto un investimento in questo senso, il nostro capo, culturale. Qui c'è bisogno di rimboccarsi le maniche, non andare in guerra, ma cercare alleanza. Cercare dialogo, cercare di capirsi, di dimostrare appunto come si possono migliorare le cose, perché queste migliaia e migliaia di... Ragazzi, sto raggiungendo i 6.000 gradi. Si connotano appunto nel senso dello sport e non come nemici del territorio. È assurdo pensare che degli sportivi possono essere portatori del male, quando si è detto che lo sport è il bene dell'uomo. Ma mi dispiace perché fino adesso è l'unico intervento. È partita una trattativa, ve la sintetizzo in due passaggi. Si stende un testo, si propone, si fanno discussioni, incontri, perché questo testo venga sottoscritto da tre soggetti, non due: Federazione, Corpo Forestale dello Stato e Ministero dell'Ambiente, cioè dire l'istituzione, l'autorità, l'entità che governa la tutela dell'ambiente in Italia. Il Ministero si è tirato indietro, non se l'è sentita, di esporsi alle critiche dell'ambientalismo. È giusto, è comprensibile, non dico che sia giusto, è comprensibile. Il Corpo Forestale
Questa scelta invece l'ha fatta, ci ha messo la faccia, nella convinzione appunto che nel dialogo si superano le difficoltà, le distanze si accorciano. È stata una scelta di prevenzione. In definitiva il nostro lavoro in questo si realizza, il lavoro delle polizie, qualunque essa sia. Controllare, prevenire o reprimere. Nell'atto del controllo si arriva a fare o prevenzione o repressione. Ora vi dimostro come questi anni sono stati anni di prevenzione. A Castiglione Fiorentino, quel 2011, eravamo presenti con un pattuglione di 10-15 unità, non so quanto fosse. Ieri, ad Anghiari, sempre in provincia di Arezzo, prova del campionato italiano, una prova, c'erano due forestali, più per cortesia, per saluti, perché le premesse perché quella gara si svolgesse correttamente erano già assodate, perché era stato rispettato quello che la federazione ha codificato in quello che è stato chiamato vademecum del buon organizzatore, specialità enduro, ma c'è anche per il trial, c'è anche per il motorail, per le altre discipline che voi praticate, e che si rappresenta. Questa è la foto che Tony Mori ci tiene sempre. Un motociclista che suona un campanello a un ufficio del corpo forestale. Ecco, questa semplice operazione. Ragazzi, cambio operatore. Può essere risolutiva, può essere quello che mancava, quello che.